La nostra intenzione era quella di tornare ad Avellino. Il ragazzo ha sempre avuto questa idea e siamo riusciti a concretizzarla purtroppo dopo 2 mesi perché sono successe delle situazioni un po' particolari. E la cosa importante è quella di aver risolto questa cosa. Il ragazzo è felicissimo, ovviamente. Ci siamo venuti incontro con la società perché noi. Io sono fatto in questo modo, anche lui, non abbandoniamo le situazioni in corsa e abbiamo dato la parola alla società e l'abbiamo mantenuta, abbiamo fatto una chiacchiera anche con il presidente che ci ha rassicurato su tutto, ma non ne avevamo bisogno e speriamo che adesso il calciatore dimostri quello che ha fatto l'anno scorso e anche qualcosina in più. Domani dovrebbe esserci il primo allenamento di Evangelista per quanto riguarda i miei assistiti e poi stiamo parlando con il direttore per Celiac con la speranza di trovare un accordo anche lì. Sappiamo che in questo momento dobbiamo venire incontro alla società, quindi il ragazzo è, anche lui ha delle proposte, però la piazza di Avellino io sto spingendo al massimo per cercare di fargli capire quello che può dargli e spero di riuscire a convincerlo. I presupposti, diciamo che le percentuali di riuscita sono alte, no? Me lo auguro, ma non in questo momento non so darti una percentuale. Anche Celiac sarebbe disposto a venire incontro all'Avellino in termini di ingaggio e poi soprattutto quanto può incidere la presenza di Somma, che l'ho già avuto ai tempi del Benevento? Allora, il direttore lo conosce benissimo, quindi sa di che cosa parliamo. Io, quando gliene ho parlato, lui me ne ha dato subito la disponibilità, però ripeto, il mercato è particolare, non posso decidere tutto io per quanto riguarda sia gli ingaggi che le decisioni che devono prendere i calciatori, quindi mi auguro di riuscire a convincerlo. Terzino destro di spinta, fortissimo in fase tattica e anche l'anno scorso ha giocato nel ruolo di terzo di difesa, quindi come centrale di destra a San Benedetto, ha fatto un ottimo campionato, può fare il quinto, può fare il terzino con la difesa a 4, è un giocatore duttile che può essere veramente, poi anche esperto. Quinto di destra lo ha fatto anche diverse volte, quindi può essere un giocatore, un jolly poi di esperienza che può dare veramente una grande mano. Ne parlavo oggi con il presidente, io di carattere sono una persona che ama il rischio, quindi qui non c'era nessun rischio, però in questi momenti molti preferiscono virare su altre situazioni, su situazioni al momento più vantaggioso, concrete. Noi abbiamo fatto uno sforzo importante per restare. Invece, per quanto riguarda le parole di Morero di questa mattina, ha detto Alessandro Di Paolo Antonio è stato importantissimo nella scorsa stagione, lo aspettiamo, immagino che anche queste parole abbiano inciso, anche sentirsi parte di un gruppo con Alfa Gemme che ritroverà la spina dorsale un po' è stata ricomposta della squadra che è stata smantellata per causa di forza maggiore. Sì. Noi ci sentivamo spesso con il capitano, abbiamo deciso tutti insieme di continuare questa avventura. Morero è un grande uomo, credo anche Alessandro lo abbia dimostrato e spero che si aggiungano altre persone di questo calibro ad Avellino perché ce n'è veramente bisogno. Detto ai lavori, volevo sapere invece che Serie C si aspetta, sarà un campionato molto difficile, questo è sicuro soprattutto per l'Avellino che parte con così tanto ritardo. Un campionato dove ogni domenica ci sarà una battaglia, squadre molto forti, complete, già adesso vedo società che già sono quasi al completo con giocatori di categoria superiore, Bari, vabbè, Regina, Catania, c'è il Teramo. E poi volevo fare anche una battuta sull'ASIC che vi saluta a tutti, saluta tutti i tifosi e anche lui ci teneva tantissimo a tornare, ma necessità di forza maggiore, il fatto che lui sia stato fermo, non potevamo più aspettare ulteriori giorni e quindi ha accettato la proposta di Teramo dove il direttore Iaconi gli ha fatto una proposta importante dove si conoscevano, quindi il giocatore era deciso di andare lì. Un saluto a tutti i tifosi da parte sua, poi lo farà sicuramente quando verrà, quando tornerà, perché è la terza giornata, c'è Avellino Teramo e vi ringrazierà a tutti per quello che gli avete dato sia quando lui era in campo sia quando è stato fuori per l'infortunio. Facciamo allora una battuta, la terza giornata derby in casa Andrenacci, lei per chi farà il tifo? X, no, vinca il migliore, nel senso sono due ottime squadre, mi auguro
che facciano bene, diciamo, i miei assistiti, quella è la cosa più importante. No, ci metto la firma subito, sì.